Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nostro angolo della rasatura. Come detto nell'ultimo video della testa, sono qua in compagnia con Massimino e mi sto per fare una bella sbarbata con i prodotti che abbiamo visto ieri praticamente. Quindi sto girando il video di domenica mattina. Domenica mattina perché, come detto nell'altro video, questo brufolaccio che mi sono portato via qualche giorno fa mi ha fatto un po' tribolare, è rimasto gonfio per qualche giorno. Questa mattina però volevo fare il video per stare in vostra compagnia, in compagnia di Massimo. E come vi ho detto, utilizzerò un rasoio Tatar Masamune piuttosto delicato, vedremo anche con che cosa l'ho armato. E però per evitare di farmi dei danni, spero di non farmeli assolutamente. Intanto ho preparato qua il sapone, lo stesso che abbiamo visto nel video della sbarba pelata che ho fatto ieri, quindi andrò ad utilizzare di nuovo Cannabis di Ariana and Evans, sapone americano tallovato di livello veramente molto molto buono. L'ho utilizzato ieri per la prima volta insieme a voi per farmi la testa. È un sapone molto corposo, ricco di oli, ricco di burri, denso, che dà il meglio di sé se, secondo me, montato in ciotola. Ciotola che mi sono scordato di svuotare, perché ci tengo sempre dentro dei rasoi, delle lamette da provare, cose varie, quindi da svuoto. Aspettate che levo anche questo. E dà il meglio di sé se montato in ciotola, andando a calibrare molto bene l'acqua da utilizzare. Cannabis, dicevo, di Ariana and Evans, eccolo qua. Pasta di sapone, non immaginiamo una pasta di sapone durissima, ma una pasta di sapone mediamente morbida. La cosa bella di questo sapone è la profumazione. La profumazione è particolarissima, una profumazione, lascio stare i riferimenti alla cannabis anche perché non ho idea di che odore, di che profumo abbia, però questo sapone, come ho detto nel video ieri, ha una profumazione spiccatamente erbacea floreale e andando bene anche a capire quelle che sono le altre note olfattive, sicuramente una nota discreta, agrumata, sandalo e, come ho detto nel video di ieri, io sento anche una nota lievemente alcolica, tipo rum. Quindi, erbaceo floreale, agrumato, sandalo, rum. Questo è quello che io riesco a percepire a livello olfattivo, una profumazione veramente buonissima. Ieri finita la testa mi sono dato l'after e devo dire che ha avuto una persistenza molto lunga, fino alla sera serenamente. Prima di utilizzarlo chiaramente andrò a mettere sopra un velo di acqua, ma lo farò all'ultimo perché è già un po' ammorbidito e non voglio quindi esagerare dopo nel prelevamento. Per quanto riguarda il pennello, pennello usato nel video di ieri, un pennello in tasso di Frank Shaving, eccolo qui, manico personalizzato come colori e come anello che ho voluto nei colori e nelle forme prestabilite, dicitura all'angolo della rasatura e ciuffo in tasso 2-band. Un pennellino che abbiamo visto soltanto una volta ma che in privato ho usato spesso e volentieri, con il quale mi sono trovato sempre benissimo. Mi raccomando, iscrivetevi all'angolo della rasatura e lasciate un bel mi piace al video. Eccolo qui, manico corto, un ciuffo come tutti i tassi 2-band, questo in particolare, punte molto morbide e un backbone, come potete vedere, mediamente sostenuto. Lo metto ancora un pochino in ammollo. Lamette le ha scelte Massimo, siamo andati di là dove ho tutti gli scatoloni con i prodotti, ha visto queste lamettine color verde e ha detto: papà, usiamo queste. Quindi Treat 7 Days Platinum forse può essere la scelta anche giusta, sono lamette scorrevoli, confortevoli, dolci. La barba un pochino più lunghina, forse avrei utilizzato magari una Stainless, però può andare bene anche questa, dai. E come rasoio, come usato ieri nel video della testa e mi sono trovato da Dio,
andiamo ad utilizzare il Tatara Masamune, un rasoio che conoscete tutti benissimo, molti di voi ce l'hanno, lo abbiamo visto molte volte qui sul canale. Perché? Perché è un must have, è un rasoio che come si fa a non averlo, come si fa a non apprezzarlo sotto ogni punto di vista. Intanto parliamo del punto di vista estetico, intanto facendovi apprezzare gap della lametta, esposizione, eccola qua, e soprattutto guardate, guardate che meraviglia, manico, rasoio curatissimo in ogni dettaglio. Vi faccio vedere anche sotto il samurai, eccolo lì, spero che si veda la numerazione del rasoio, eccola qua. È veramente un gioiello, lo comprai anni fa, avevo avuto la possibilità di comprarlo con doppia piastra, quindi in questo caso closed, ma ho di là anche la open. Poi qualche tempo fa ho acquistato anche il Nodaci, che non abbiamo ancora visto qui sul rasoio. Probabilmente apprezzo di più il Masamune, vista la sua dolcezza, il suo comfort. Non ricordo il peso, magari lo metterò in descrizione, ma molti di voi ne sanno sicuramente più di me. Un rasoio caratterizzato da una bellezza e una perfezione costruttiva, veramente con pochi competitor sul mercato, ma veramente molto molto dolce. Allora, mettiamo un velo di acqua calda sul sapone e lasceremo agire qualche secondo. Te Massimino, che stai facendo? Giocando. Sta giocando. Ieri nel video della barba, della testa, quando Massimino è andato giù, come ho detto, io a volte per farmi compagnia quando sono solo mi metto un pochino di musica. Ora stamattina no, perché è il video della sbarbata dove parlo un pochino di più dei prodotti, però fatemi sapere cosa ne pensate, perché potrebbe essere anche una cosa interessante. A me fa piacere, è una cosa che non dispiace. Come abbiamo visto per Toscana Factory Lab, come ho spiegato ieri, ciotola, acqua all'interno della confezione che vado a rovesciare nella ciotola, pennello già strizzato e leggermente, perché la pasta in questo caso lo vedo già, si è ammorbidita, vado a prelevare il pennello, con il pennello il prodotto nella confezione, do una lieve inzuppata alle punte e prelevo ancora un minimo, ma credo che sia già sufficiente, perché non sto minimamente premendo, Sapone che si è discretamente ammorbidito, magari potrei pensare anche, forse il caldo, di metterlo un po' in frigo. Vediamo. Prendiamo un po' di prodotto che è avanzato sul bordo del sapone e sulla superficie con il ditino. Eccolo qui. Sciacquiamo con acqua tiepidina tendente al fresco il sapone all'interno e poi lo mettiamo a testa in giù. Svuotiamo completamente la ciotola dall'acqua, in questo caso perché preferisco andarmi a dosare io l'acqua da utilizzare invece che lasciarne un minimo nella ciotola. Iniziamo a fare un veloce premontaggio. Aggiungo qualche goccia di acqua, sapone molto corposo, molto corposo, molto denso, che secondo me va necessariamente montato in questo modo. Andare a fare un face lathering puro in viso vorrebbe dire stressare la pelle, perché necessita veramente di lavorazione. Sempre discretamente corposo, aggiungiamo ancora un pochino di acqua. Vedete, ogni sapone ha bisogno, sta cominciando a prendere la densità voluta, ovvero quella di uno yogurt praticamente. Ancora un velo, qualche goccia di acqua all'interno. Serve pazienza, è un po' come una pozione magica, ragazzi, il sapone, bisogna andare a capirlo. Infatti perché a volte i video si fanno dopo un po' di tempo, perché chi utilizza un sapone la prima volta senza averlo mai utilizzato
magari sbagliando il montaggio e dicendo che è una cagata, beh, bisogna un attimino invece capirlo e poi dire la propria, ma capirlo vuol dire usarlo una, due, tre, 20 volte, dipende. Dipende. Allora, mi sciacquo il viso. Viso umido e anche, no Massimo, neanche l'umidità presente sul volto la vado a raccogliere tutta e la utilizzo. Vi dico già che la profumazione è fantastica. Si percepisce immediatamente la nota erbacea, dolciastra. Floreale durante il montaggio perde di potenza, mentre la nota di alcolica, di rum, secondo me viene un pochino più fuori, così come la parte, il tocco di sandalo. Allora, io vado ad aggiungere un velo, ma qualche goccia di acqua, proprio alcune gocce. Montaggio veramente perfetto, sapone che monta benissimo, con grande facilità. Bisogna capire bene come trattarlo in ciotola. In viso consiglio di non fare un face lathering diretto, perché si rischia di stressare molto il viso prima di arrivare a questo livello. Montaggio veramente ottimo, sapone lucido, molto lucido. In viso non l'ho mai utilizzato, ma vedo già il livello molto 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 elevato di questo sapone. Allora, ultimamente mi sto viziando tra Extrocosmesi, Toscana Factory Lab e questo oggi, livelli alti, Allora, Tatara Masamune Treat Platinum 7 Days, scelte da Massimo. Allora, soprattutto la parte sotto la gola è quella dove devo stare un pochino più attento. La corposità del sapone la vedo anche ora nel risciacquo del rasoio. Il sapone rimane discretamente attaccato. No, ok. Per il momento sono passato in maniera indenne. Nonostante una lametta dolce, ma efficaci queste Treat 7 Days. Il Masamune, come sempre, ragazzi, è una garanzia, non gli si può dire nulla. Oggi, invece della musica, ho il sottofondo di Massimo che ci accompagna e è comunque bellissimo. Veramente, ormai, quando non ho Massimo con me qui, spesso mi metto la musica perché mi sento solo. Dicevi, Massimo? Sì, che ci sono. Lo so che ci sei, meno male. Perché che non ci sono? Perché a volte quando papà si fa la barba non ci sei, mi sento solo.
E invece lo sai che se sei con me mi fa piacere. Iniziamo la seconda insaponata. Raccogliamo un pochino di umidità. Sapone perfetto. Montaggio veramente di livello alto, alto alto, e profumazione impeccabile. Peccato non averlo usato prima. Vabbè, ma ci sta bene anche in questo periodo, eh? Obliquo. Sapone rimane veramente attaccato, eh? Tiriamo sempre bene la pelle. Specialmente quando si è agli inizi, tensioni attive e passive. Mi raccomando. Seconda, anzi terza insaponata. Prendiamo bene l'umidità. E voilà. Addirittura stavo per dire, potremmo anche andare a addizionare un pochino di acqua, ma va bene così. Montaggio bellissimo, veramente. Che profumazione. Ottimo. Ultime due sbarbate che ho fatto, questa e quella dell'altro video, sempre del viso, livelli esagerati. Contropelo. Sto già pensando anche cosa dire più tardi. Sicuramente pensavo che l'accoppiata Masamune con queste treat non fosse efficace e anche confortevole. Mi sbagliavo in pieno. Madonna, come sono magro, ragazzi. E mangio, ma è solo preoccupazione di tanti, troppi anni. E poi papà te lo spiegherà fra un po' di tempo, te le spiega.
Zona baffo. Andiamo anche dentro. Ok. Voilà, fine. Non ho finito Massimo, ora parlo dei prodotti, vai tranquillo. No, ci stiamo ancora un pochino, va bene? Prendo il prodotto, sì. Mi lavo un po' il viso con il prodotto rimasto, così non lo buttiamo via e facciamo economia. Intanto sciacquo il pennello. E ora mi sciacquo il viso con acqua bella fredda. No, dopo parliamo un pochino dei prodotti e poi andiamo giù. È impaziente. Sì, vai tranquillo. Ah, beh, direi che sbarbata domenicale è top, anche quella di oggi. Ho fatto bene aspettare domenica mattina per il brufolo. Se vuoi Massimo, te avviati giù, ti ho acceso anche i cartoni. Salute ragazzi, dilli ciao! Salutali! Ciao ragazzi! Ci vediamo al prossimo video! Ci vediamo al prossimo video! Aspetta! E un bel saluto! E iscrivetevi al canale! L'ha detto Massimo, quindi chi ancora non si è iscritto, si iscriva al canale! Cosa vuol dire iscrivere al canale? E dopo te lo spiego, vai! Dai, ti ho acceso i cartoni. Grande Massimo. Grandissimo. Allora, ragazzi, parliamo del sapone. E come appena detto Massimo, iscrivetevi al canale. Allora, Cannabis di Ariana & Evans. Niente da dire. Mi dispiace non averlo usato prima. Prodotto di livello anche questo molto alto. Molto, molto alto. Allora, abbiamo visto, è un sapone molto ricco di oli, burri, tallovato, americano, necessita assolutamente di montaggio in ciotola. Per chi vuole può anche provare a fare un face lathering puro, ma secondo me si va a irritare il viso perché, avete visto, ho prelevato, è una pasta di sapone ma tendente al morbido. Non pensate a una pasta di sapone tipo Toscana Factory Lab, per esempio, più dura. Questa è tendente al morbido, anzi quasi quasi la metterò anche in frigo domani. Ora un bel po' di ore a testa in giù, poi domani a testa in su un bel po' di ore e poi la metto in frigo per farla un po' indurire, perché è tendenzialmente morbida. Grande meccanica, necessita di lavorazione in ciotola, aggiungendo acqua, avete visto?
diverse gocce in più riprese per avere un bel montaggio, un montaggio yogurtoso che poi andremo a finire in viso. In viso ha montato benissimo, in maniera facile. Serve un minimo di tecnica per capire come farla rendere al meglio, ma una volta che lo capiamo, ragazzi, livello altissimo, super meccanica, grande protezione, molto coprente, ottima scorrevolezza. Un buon post rasatura e una profumazione fantastica. Profumazione erbaceo floreale, agrumi, sandalo, rum. Durante l'utilizzo in viso viene fuori soprattutto la parte erbacea, il tocco di sandalo e rum in particolare. La parte floreale e agrumata l'ho sentita decisamente meno, mentre dall'analisi a crudo si percepisce molto di più. Super prodotto, se non l'avete provato, compratelo e provatelo perché secondo me non ve ne pentite assolutamente. Pennello, niente da dire. Frank Shaving, ne presi 3 o 4. Questo probabilmente è il mio preferito perché è un tasso ottimo, è un tasso 2-band, punte molto morbide, ma un backbone come piace a me, né duro né morbido, medio. Personalizzabile in toto, quindi colorazione del manico, anello, eventuali scritte dietro, come in questo caso l'angolo della rasatura. Mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Grande pennello, lo uso spesso, no? Non c'è niente da dire. Costo non esagerato, ma resa altissima. Io con i pennelli di Frank Shaving mi sono trovato molto molto bene. Lamette le ha scelte Massimo e ha scelto bene. Treat 7 Days Platinum. Sono delle lamette, mi sono sempre trovato bene. Oggi avevo dei dubbi ad utilizzarle in combinazione con il Tatara Masamune, perché ho aspettato domenica a causa di questo cavolo di brufolaccio che non mi dava tregua nei giorni passati. Quindi ho cercato un rasoio confortevole, che ho usato anche ieri per la testa, top. Un rasoio confortevole e dolce, che non mi procurasse danni. Ho fatto scegliere a Massimo, ho scelto queste Platinum perché erano verdi. Ho detto addio, forse una lametta troppo morbida, forse poco incisiva, poco efficace col cavolo, abbinata chiaramente a questo rasoio che è molto dolce. No, il rasoio è andato benissimo in accoppiata con la lametta, una buona profondità di taglio, molto molto confortevole, assolutamente nessuno strappo. Ho una sbarbata veramente molto profonda. Il rasoio è perfetto, il rasoio è bello esteticamente, è confortevole, è dolce, è solido. Molte volte mi chiedono un rasoio utilizzo tutti i giorni. Questo vale la spesa? Sì, perché secondo me è bello esteticamente di design, armato con le giuste lamette, porta via anche una barba. Questa non era una barba di un giorno, era una barba di... Quando me la sono fatta, fatevi pensare, oggi è domenica, mi sembra giovedì o mercoledì o giovedì, quindi era già una barba di 3-4 giorni con delle platinum, non ha assolutamente faticato. Se montate sopra una lametta più aggressiva, più incisiva, ragazzi, fate quello che vi pare. Poi ci mettete su la piastra open e portatevi anche una barba discretamente più lunga, come ho fatto spesso e volentieri io. Un rasoio che uso spessissimo nel privato e che non mi pento minimamente di aver comprato, anzi, uno dei miei migliori acquisti, sicuramente. Ragazzi, siamo giunti alla fine, ora mi do l'after, che ieri mi sono dato sulla testa, mi sono dimenticato di metterlo nel video, me lo sono dato dopo, sempre chiaramente Ariana and Evans Cannabis, eccolo qua, chiaramente abbinato al sapone, profumazione fantastica anche questo. Veramente così è che fa scena, far vedere il liquido che scende fa visualizzazioni. Ah. Allora, after, la nota che si percepisce di più. Come è buono, guardate ragazzi, mamma mia. Ultimamente mi sto premiando, tra gli extra usati ultimamente. Toscana Factory Lab e questo, mamma mia. Allora, nota erbacea sicuramente, erbacea dolciastra. L'agrumato si sente di più. La nota di rum.
alcolica. Io me ne devo dare ancora un pochino perché è fenomenale. So che è domenica, non devo andare al lavoro, però è lo stesso, almeno mi faccio sentire bello profumoso della mia dolce metà, eh? Bello, buonissimo, ragazzi, ve lo straconsiglio. Le ultime due sbarbate tra Flowerance e questo, veramente tanta 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 eleganza e tanta tanta qualità, veramente, mamma mia, tanta roba. Allora, ragazzi, io non so quanto è durato il video, credo un bel po', però non importa perché avevo voglia di stare con voi. Questa mattina non abbiamo avuto il sottofondo musicale, fatemi sapere se vi piace, se può essere interessante, secondo me sì, specialmente nei video della testa, magari una cosa un po' più rilassante. Stamani il sottofondo musicale era massimo e benvenga perché sono contentissimo di averlo qua, anche se non parla, è lo stesso, sento l'acciottolio dei giocattoli, va bene, è una musica comunque bellissima, non importa, poi ce l'ho qui con me. E sta meglio, sempre meglio, quindi va bene, non importa, spettacolare così, ottimo, e che genitore mi capisce. E niente, abbiamo usato questi prodotti, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete utilizzato anche voi. Di Ariana & Evans ne dobbiamo provare uno scatolone intero, quindi piano piano li useremo tutti, ho una marea di roba da provare. E niente, quindi speriamo di aver ripreso un pochino il via. Quindi, io auguro a tutti voi una felicissima giornata. Non vi dico buona domenica perché vedrete il video martedì, mercoledì, venerdì, non lo so quando riuscirò a postarlo. E niente, quindi è un piacere avervi ritrovato, rinizierò a rispondere ai commenti. E niente, vi auguro una felicissima giornata, un abbraccio e a presto. Ciao!